chiarisca da me questa situazione, perché se no... L'espulsione? Sì, l'espulsione, perché... Perché io sono andato a salutare il signor Massa e gli ho detto un paio di cose, gli sono andate a posto. Era riferito a un paio di episodi che possono essere successi dentro la partita, dove io sono sempre stato fermo, sempre stato zitto, senza dir niente. E poi gli ho detto comunque bravo, molto bravo. Lui l'ha messa insieme la cosa e mi ha buttato fuori. Una cosa divisa. Ha avuto modo poi di spiegarglielo? Sì, gli ho spiegato, sì. Però... Io scrivo quello che ha detto e quello che ha fatto. Una roba che veramente mi distrugge, mi dispiace, perché poi vieni con tutte le buone intenzioni, ti metti lì buono, fermo, zitto, con il radio ho parlato qualche volta correttamente, non ho mai detto niente, mai protestato, mai detto niente, fuori. Io spero che capisca e che riesca a far chiarezza su quello che ha interpretato. Cristian Maggio. Ciao mister, buonasera. Ciao. E volevo chiedere, abbiamo visto in tante partite la Roma, soprattutto palla dal fondo, insomma, attaccava molto alto la squadra avversaria. Stasera la Roma invece ha giocato l'incontrario, no? Si chiudeva molto e vi lasciava spazio, soprattutto a Osimhen. Volevo chiedervi se l'aspettava appunto questo tipo di gioco della Roma. La Roma secondo me ha giocato una grande partita oggi. Secondo me tutte e due le squadre hanno giocato una buonissima gara, dove poi si sono un pochettino equivalse, nel senso che tutte e due le squadre hanno provato a vincere, tutte e due le squadre hanno provato ad attaccare, però mantenendo sempre un grandissimo equilibrio e non scoprendo quasi mai il fianco, e di conseguenza le situazioni importanti per far gol sono state poche, sia da una parte che dall'altra, perché poi sono due squadre che quando vai a mordere e sbagli quello che è la prima aggressività e ti saltano un uomo, un reparto, poi lo fanno valere fino in fondo e sono due squadre forti. Grazie. Tommaso? Ci ha impressionato lì da bordo campo vicino a lei la grande prestazione di Anguissa. Io le chiedo se quando è arrivato al Napoli era già così forte, oppure ha fatto un lavoro specifico su di lui, oppure nel contesto proprio funziona bene. Il ragazzo è un atleta forte, un uomo vero e sa far tutto, come avete visto voi, sa attaccare, sa difendere, sa giocare nello stretto. Bisogna migliorare un po' sulla finalizzazione, perché poi con tutto il volume di lavoro che fa lui riesce anche a ritagliarsi degli spazi per andare a concludere, è fisico di testa, per cui meno ci si mette in mano meglio è in queste situazioni, perché si rischia solo di fare dei danni. Riccardo Montolivo. Mister, buonasera. Ciao Riccardo. Complimenti, perché anche oggi penso che il Napoli aveva fatto una grande partita, come ha detto lei, anche la Roma. Detto questo, va via più con la soddisfazione della prestazione o con il rammarico di non averla vinta? Perché poi fino alla fine ci avete provato e ci siete anche andato vicini. A noi bisogna avere questa mentalità qui, bisogna andare a provare a pigiarle le partite, a spingere forte per creare poi uno spirito di squadra, un atteggiamento corretto, perché la squadra lo merita di avere poi questa voglia, questa volontà di andare a vincere le partite per come sono fatti, per come si comportano. A volte non sono tanto convinti, per cui bisogna tentare di dargli quell'aiutino in più. Però poi è una squadra che recepisce e che vuol fare le cose fatte bene. Mister, sono Federico Balzaretti. Ciao, aggiungo anch'io i complimenti per la prestazione, per quello che stai facendo. Hai provato in tutte le maniere, a livello tattico, costruendo ogni tanto a tre, alzando una volta, dando ampiezza con Insigne da una parte, poi l'hai messo un pochettino più vicino a Osimhen. Hai provato a cambiare, perché loro hanno difeso bene, no? sulla profondità, hanno cercato di limitare il più possibile il vostro centravanti. Vi chiedo se
e il gioco proprio tra le linee, quelle linee di passaggio per cercare di mettere ancora di più in condizione Zielinski, Politano, Insigne lì tra le linee, che è mancato un pochettino oggi. Sulla costruzione possiamo fare qualche cosa di più, però da un punto di vista di disegno tattico l'hai spiegata bene. Qualche volta abbiamo provato Mario Rui a fare il quinto da questa parte, qualche volta con Di Lorenzo, e di conseguenza poi entrano dentro gli esterni, ma solo da ultimo siamo riusciti a scatenare poi questi passaggi sulla tre quarti, questa sostituzione dei ruoli che poi va a giocare con la linea difensiva. Però insomma, il tentativo è stato fatto, la partita è stata fatta, perché questa era una partita difficile in un momento difficile, perché viene a giocare a Roma dopo la sconfitta con la Juventus, avevano ritrovato il pubblico dell'Olimpico quasi totalmente, per cui la squadra ha dimostrato di avere roba addosso e sono contento. Non so se sbaglio, Spalletti, a vederla umanamente un po' delusa, nel caso le chiedo se più da quell'espulsione che abbiamo definito ingiusta nel finale o da qualche coro. L'espulsione mi devasta, perché poi dispiace anche, probabilmente dispiace anche a Massa, perché poi lui dice: io l'ho interpretata così. E ma anche il rapporto con l'Olimpico la devasto, visto che a un certo punto ha alzato la mano, immagino che fosse risposta. Erano rivolti a me, per cui gli ho detto: sono io. Non è un problema quello, mai. Io la penso sempre allo stesso modo e ho dei ricordi bellissimi di questo stadio e di questo pubblico. Poi ognuno può reagire come vuole. Francesco, Guidolini e Stefano Borghi. Ciao Luciano. Mister, buonasera. Ciao caro Luciano, complimenti, mi aggiungo anch'io, complimenti, perché siete venuti a giocare in un campo che tu conosci, uno stadio difficile, un momento difficile, con l'autorevolezza della prima classifica, quindi veramente molto bene. Se vuoi un testimone per la tua causa, per via dell'espulsione, io ho proprio capito tutto quello che tu hai detto, cioè proprio ho visto il labiale, ho visto l'atteggiamento, il tuo sguardo nei confronti dell'arbitro, e penso che abbia interpretato male, ma penso che si possa anche rimediare a una cosa del genere, perché ho colto proprio che non c'era nessuna ironia nel tuo comportamento. Se vuoi un testimone, vengo giù adesso. Perché poi è facile, perché era lì, mi dispiace questa cosa qui, mi dispiace, l'ha capita bene. Io non ho mai detto niente durante tutta la partita, c'era il rapido, io non ho mai detto niente. Un paio di episodi ci sono stati anche a favore nostro che potevano essere dati, però la panchina è stata sempre seduta, l'ho tenuti sempre tutti fermi, siamo stati compostissimi. E qui che mi ritrovi ora fuori è una roba. Ma non penso. Se spiegata bene, secondo me può ritornare anche sulla sua decisione. Non lo so. Complimenti comunque, la cosa fondamentale. Grazie mister, grazie. Complimenti. Grazie. Stefano, per chiudere. Sì, ma secondo lei c'è un problema di comunicazione però con gli arbitri? Perché anche oggi Gasperini è esploso nel post partita dopo essere stato espulso e ha parlato proprio di incapacità, impossibilità di comunicare. C'è questo tipo di problema? No, da un punto di vista mio no, nel senso che poi c'è questa possibilità di andarli a salutare da ultimo. Io sono andato a salutarlo da ultimo, sono contento di quello che è stato il risultato, sono contento di... e secondo me Massa ha arbitrato benissimo, perché è una partita difficilissima, è una partita dove poi è chiaro che un episodio ti va apposta a te, un episodio gli va apposta a loro, nel senso che poteva essere punizione a favore e non te l'ha data, però la partita è stata fatta benissimo da tutte e due le parti. Loro hanno protestato qualche volta più di noi, perché noi siamo stati fermi, gli ero proprio saltata addosso ai giocatori, bisogna avere un comportamento corretto, e ci è andato qualche volta Insigne a parlare con l'arbitro, e una volta o due Koulibaly, perché sono i giocatori più significativi. Poi sono rimasti sempre composti, non mi sembra che sia stata una partita dove gli è stato, perlomeno da parte nostra, creato delle difficoltà di vettore di gara. Grazie a Luciano Spalletti, grazie, buonanotte. Grazie. Alla prossima.